Buonasera, Donatella di Pietro Antonio. Buonasera. Vogue au Sud è il vostro secondo romanzo tradotto in francese, ma ne avete scritti molti altri. Cosa cambia incontrare i lettori in tempo letterario in una lingua diversa dalla propria? È un'esperienza bellissima incontrare i lettori che leggono in traduzione. E per me è particolarmente emozionante incontrare i lettori francesi, perché il francese è l'unica lingua che un po' comprendo e un po' parlo. E poi è un paese amato, è un paese vicino culturalmente all'Italia, per cui a me interessa molto come arrivano i miei romanzi così radicati sul mio territorio italiano, l'Abruzzo, come arrivano ai lettori francesi. Borgo Sud è un omaggio a due rilievi, il Monti d'Abruzzi e il Mare di Pescara, con questa linea di demarcazione, il Tavo, dove si ha la sensazione che la protagonista assuma un'identità diversa a seconda del versante in cui si trova. È anche un collegamento, poiché il fiume nasce nel Gran Sasso, si unisce alle saline prima di tuffarsi nell'Adriatico. Cosa significa per voi la presenza viva dei rilievi e di questo fiume? È vero, ho scelto questo piccolo fiume, piccolissimo, quasi come una linea di confine tra l'Abruzzo più interno, quello delle campagne, delle colline, dei monti, e quello più costiero che si apre appunto sull'Adriatico. E in cui c'è questa città piuttosto grande che è Pescara, perché per me è molto importante questa tensione che hanno i personaggi ad andare tra un posto e l'altro, specialmente per chi è nato e cresciuto nell'interno. C'è sempre questa voglia di andare via, no? Quindi di superarlo, quel confine, di attraversare quel fiume e andare verso la città, perché la città viene immaginata come il luogo di tutte le possibilità in cui tutto può avvenire. Quindi ecco, ci sono dei personaggi che vogliono assolutamente scavalcarlo quel confine. Il libro parla di due sorelle che sono apparse nel vostro romanzo L'Arminuta. Perché avete scelto di fare due libri? Qual è stato lo stimolo per scrivere questi romanzi? Nell'Arminuta lo stimolo era cercare di entrare nella testa di una ragazzina che a 13 anni perde tutto, scopre che quelli che ha sempre chiamato mamma e papà non sono i suoi veri genitori e che lei deve tornare dai veri genitori, quelli biologici che non conosce, quindi deve tornare in questa famiglia povera, numerosa, in un paese dell'interno. Volevo capire cosa poteva accaderle, cosa lei poteva mettere in campo a 13 anni delle sue risorse per poter sopravvivere a un trauma del genere. Borgo Sud, in qualche modo è il seguito e io non scrivo abitualmente, un seguito di un mio romanzo, ma era rimasto qualcosa in sospeso, era come se queste due sorelle, protagoniste dell'Arminuta, mi chiedessero di scrivere anche della loro vita adulta e quindi scrivere le conseguenze del disamore che hanno patito in famiglia. Quindi c'erano queste voci che non si spegnevano dentro di me, mi hanno costretta a scrivere ancora di loro. I legami umani che fanno famiglia, biologicamente o no,
Sono il cuore di Borgo Sud. Per voi, questi legami raccontano i personaggi meglio di altra descrizione? Ma io trovo sì che i legami tra le persone, specialmente i legami familiari, i legami più stretti, e certo parlano molto di noi, parlano di come noi siamo profondamente, perché è nella relazione con gli altri significativi che noi siamo veramente noi stessi, noi diventiamo veramente noi stessi in una relazione familiare o anche in una relazione coniugale, una relazione amorosa di lunga durata. Non ci si può nascondere, non si può fingere. E dunque veniamo proprio fuori nella nostra essenza, nella nostra identità e tiriamo fuori tutto il bello, ma anche tutte le ombre che portiamo con noi. La protagonista si trova di fronte alle dimensioni del tempo e dello spazio. Lascia Pescara pensando che il tempo e la distanza le consentiranno di superare ciò che lì ha vissuto, ma quando ritorna è come se tutta la sua vita si fosse messa in pausa e riprendesse da dove si è interrotto. Il tempo e lo spazio hanno una presa sui legami tra le persone tanto quanto sulle persone stesse? Io credo di sì, sicuramente è vero, c'è in Borgo Sud questo movimento della protagonista che a un certo punto sceglie di andare a vivere all'estero, in Francia appunto, a Grenoble, proprio perché non riesce veramente a prendere le distanze e da suo marito, quindi da questo matrimonio finito, da questa relazione che si è conclusa, e lei non riesce a prendere le distanze, allora si illude che mettendo uno spazio più grande possa avvenire questo distacco, possa avvenire veramente questa separazione. E quindi ecco che addizionando il tempo con lo spazio si può pensare di risolvere questi legami, no? Che sono difficili da sciogliere. Ma in realtà io penso che sia un po' un'illusione. Sì, certo, uno spazio maggiore che ti impedisce di vedere la persona fisicamente aiuta, ma il grande lavoro deve essere fatto dentro di sé, è dentro di sé che veramente bisogna arrivare a separarsi dalla persona che abbiamo amato, ma che magari non ci ama più. La protagonista è una professoressa di letteratura a Grenoble. La letteratura è una dimensione separata nel romanzo, in cui si evolve con poche persone intorno a lei. Si confronta con il suo professore, ma è uno spazio che vive principalmente da sola. Così vi ha permesso di esprimere questo spazio di letteratura? Grazie, una bella domanda che non mi è mai stata posta. È vero che lei se lo vive un po' da sola, questa dimensione, no? Perché lei è l'unica della famiglia che ha studiato. Quindi c'è questa sua realizzazione, anche questa sua emancipazione dalla famiglia biologica attraverso lo studio e lo studio della letteratura, quindi una materia che arricchisce lo spirito.
lei è molto importante. Lei è una persona estremamente ferita, traumatizzata nell'infanzia, nell'adolescenza per questi suoi spostamenti da una famiglia all'altra, poi anche ferita da questo matrimonio finito da adulta. Quindi diciamo che per lei la letteratura è nutrimento, è balsamo, è anche cura, non voglio enfatizzare, ma a volte le letture curano. In che modo, nella vostra esperienza, un libro attraversa un particolare confine linguistico quando il dialetto è un elemento linguistico importante? Pensate che dovremmo avere per i romanzi, come per la poesia, edizioni bilingue o questa trasformazione fa parte della vita del libro, anche se invisibile, quando viene pubblicato per la prima volta? Ma parliamo Traduzione di elementi di del dialetto. dialetto, Sì. quindi la domanda è riferita soprattutto, oddio, al dialetto. Forse non ho capito bene, cioè nella traduzione. Sì, dall'italiano al francese, perché il Con il dialetto, sì. dialetto, sì. Spero bene. Il dialetto è un elemento importante ed è anche una difficoltà notevole nella traduzione, soprattutto questi dialetti minori come quello che io uso. Ma è anche estremamente interessante capire come chi fa il lavoro di traduzione riesce a rendere in un'altra lingua che magari non ha i dialetti, il dialetto che c'è nel testo originale. E lì è veramente un atto creativo quello della traduzione, che consiste nella scelta di un registro. Se per esempio parliamo del francese, della lingua francese, se non hai a disposizione un dialetto corrispondente e non ce l'hai, la scommessa sta, credo, per chi traduce, proprio nel trovare un registro diverso per le parti in dialetto, quindi un registro diverso, una lingua diversa per i personaggi che si esprimono soltanto in dialetto. Quale libro, quale autore ci invita a leggere oggi? Non è facile, ce ne sono troppi, ce ne sono tanti In questo momento sto pensando a degli autori francesi. Ho appena finito di leggere un libro molto interessante, non di narrativa, un saggio di una filosofa francese, Claire Marin, La fine degli amori. Ed è un libro che mi ha lasciato molte, molte suggestioni, quindi per una volta tanto, e non sto consigliando romanzo, ma un saggio. Grazie mille. Grazie. Grazie.